Hallo alle zusammen und willkommen zurück zu meiner Serie des Deutschkurses von Deutschlernen mit Facile Facile. Lektion 24. Prendiamo oggi il caso genitivo. Der Genitiv. Und nun fangen wir an. Il caso genitivo si riferisce alla proprietà di qualcosa. La seconda cosa importante da sapere è dobbiamo aggiungere la lettera S oppure ES alla fine dei nomi maschili e neutri quando vengono nel caso genitivo. E non c'è una regola per definire quando mettiamo S oppure ES. È semplicemente una cosa suonativa. Piccole beispiele prima di prendere gli articoli nel genitivo. Das Auto im Nominativ diventa des Autos im Genitiv. Das Mädchen, des Mädchens. Der Mann, des Mannes. Das Glas, des Glases. Adesso, gli articoli. Abbiamo preso prima gli articoli nel caso nominativo, l'accusativo e il dativo. Ed oggi prendiamo gli articoli nel caso genitivo. Cominciamo con gli articoli maschili. Des, eines und keines. Allora, tutti gli articoli maschili, siano bestimmte, unbestimmte, un negative Artikel, prendono la stessa desinenza, ES. Plus, è molto importante da ricordare che aggiungiamo la lettera S oppure ES alla fine dei nomi maschili che vengono dopo l'articolo. Gli articoli femminili im Genitiv sono der, einer und keiner. Allora qui tutti gli articoli femminili, siano bestimmte, unbestimmte o negative Artikel, prendono la stessa desinenza ER. E qui non aggiungiamo nessuna lettera ai nomi che vengono dopo. E qui gli articoli neutri prendono le stesse desinenze degli articoli maschili, plus la stessa desinenza dei sostantivi che vengono dopo l'articolo. Ora facciamo gli articoli in plurale. Sono semplicemente simili agli articoli femminili, ma prestate attenzione che con die unbestimmten Artikel non mettiamo un articolo prima del sostantivo nella forma plurale, proprio come al nominativo e all'accusativo e al dativo. Beispielsätze. Im Dativ, das ist die Bäckerei von dem Großvater. Im Genitiv, das ist die Bäckerei des Großvaters. Tutte e due frasi sono giuste, ma vorrei farvi vedere le differenze grammaticali. E qui, der Großvater im Nominativ diventa des Großvaters im Genitiv. E come abbiamo già imparato che il genitivo si riferisce ad una proprietà, che questa Bäckerei gehört zum Großvater. Im Dativ, sie möchte das Kleid von dem Mädchen tragen. Im Genitiv, sie möchte das Kleid des Mädchens tragen. Auch hier, das Mädchen im Nominativ diventa des Mädchens im Genitiv. Das dritte Beispiel, das ist die Praxis von der Ärztin. Im Genitiv, das ist die Praxis der Ärztin. Und hier, die Ärztin im Nominativ diventa der Ärztin im Genitiv. Das ist das Zimmer von den Kindern. Im Genitiv, das ist das Zimmer der Kinder. Und hier, die Kinder im Plural im Nominativ, diventa der Kinder im Plural im Genitiv. Andere Beispiele. Das ist das Tablet eines Freundes. Mein Sohn spielt mit der Gitarre eines Kindes. Das ist die Tasche einer Frau. Das Haus des Onkels ist sehr alt. Die Brille der Dozenten ist sehr schön. Die Katze des Bruders heißt Molly. E qui siamo arrivati a fine lezione. Vi chiederei di cliccare like, condividete il video e iscrivetevi al canale. Per arrivare tutto nuovo da Deutschlernen mit Facile Facile. Vi auguro un buon studio ed un buon proseguimento. Tschüss!